Bentrovati da Nico Schiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Partiamo a scala europea, che ci mostra una zona di bassa pressione ben attiva sul Regno Unito, alimentata da aria fredda nord atlantica, addirittura dall'Islanda, dalla Groenlandia, che nel corso di Natale raggiungerà le nostre regioni. Però intanto da noi nessun effetto ancora. Andiamo a vedere la prossima grafica, sempre tanta variabilità, nuvolosità irregolare nel corso di mercoledì al nord e sull'alto versante tirrenico, anche verso il Lazio, per i venti molto umidi da sud, sud-ovest a tutte le quote, quindi umidità dal mar Mediterraneo che impatterà sull'Appennino centro-settentrionale, qui con qualche goccia di pioggia. Zoom Mediterraneo che ci mostra di fatti una giornata con queste estenuanti pioggerelle, piovigini tra Levante Ligure e Alta Toscana, quindi insomma ancora qui clima un fosco e uggioso. Precipitazioni che nel corso di giovedì però guadagneranno strada verso il nord, Lombardia nord-est, per l'approssimarsi del fronte freddo all'area alpina, che richiamerà quindi il libeccio su tutto il centro-nord. Andiamo al dettaglio quindi con questa mappa che ci illustra la nuvolosità irregolare su molte delle nostre zone settentrionali e il medio-alto versante tirrenico, piogge deboli, più probabili però tra Liguria e, dicevo, medio-alta Toscana. Sole invece sul basso Adriatico e gran parte del sud. Le temperature proprio sulle estreme regioni meridionali saranno miti per il periodo, raggiungeremo anche i 16-18 gradi, il freddo qui, il calo termico in arrivo nel corso di Santo Stefano per la tramontana. Dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.